Grazie Monsignore. Allora, adesso sì, lei è perdonato. Cioè, ha detto da me. Perdonare un vescovo. A questo punto. Chiediamo. No, con l'ANCI, con il rappresentante dell'ANCI e la dottoressa Laura, che ringrazio per essere qui, per la sua presenza. Prego, a lei. Allora, è molto difficile parlare di questi oratori. Scusate un po' di silenzio. Innanzitutto per la qualità degli oratori e poi perché tendenzialmente molte delle cose che io ho intenzione di dire sono state già dette. Cercherò di metterne in evidenza altre, magari facendo solo alcuni accenni. Allora, noi come ANCI vorremmo fare un po' una riflessione, ovviamente la prendiamo in comune, insomma. Il problema spesso quando si parla di liberalizzazione crediamo, cioè qui per fortuna si sta parlando proprio in generale, però vogliamo mettere l'accento su questo. Non è solo una questione di orario, di limitazione dell'orario, delle chiusure obbligatorie. Se ne siamo capaci dovremmo, l'abbiamo già detto un po' tutti, trovare una governance pubblica di questo settore e la rivoluzione veramente culturale sarebbe riuscire a far percepire anche a tutti gli operatori che si tratta di un sistema commerciale o più in generale io aggiungo delle attività produttive, perché l'altro problema secondo me, io mi occupo un po' di tutte le attività produttive, l'altro problema è mettere l'accento soltanto sul commercio, che per quanto sia veramente molto rilevante l'attività, non è l'unica, molte sono state già menzionate qua, le strutture incentive, la somministrazione che continua ad avere, qui mi rivolgo in parte al Ministero, anche la somministrazione che continua ad avere una normativa diversa, che a sua volta potrebbe essere, qualcuno prima l'ha detto, su alcuni aspetti assomiglia molto al commercio, oramai non c'è più motivo per tenerle separate, per altri aspetti assomiglia più al pubblico spettacolo, quindi non ci sarebbe motivo di tenerle separate neanche da questo tipo di attività. Non si parla quasi mai delle attività di servizio alla persona, che pure stanno diventando molto importanti nelle città e hanno le stesse problematiche, se si tratta di aperture, anche le problematiche relative sia ai lavoratori che al tempo libero ci sono anche in queste attività. Quindi questo vorrei un po' che la riflessione generale provasse a parlare a tutto il sistema delle attività produttive e non soltanto del commercio, appunto l'accento è troppo posto tra questo contrasto tra grande distribuzione e esercizio di vicinato, ma non si esaurisce. Quindi noi vorremmo, non è semplice, ma trovare una modalità di governance pubblica settore a livello sia nazionale che regionale e anche locale, perché ci riguarda più direttamente, possibilmente prescindendo anche da vecchie logiche, perché spesso diciamo, cioè le pubbliche amministrazioni, io parlo per i comuni, non sono state forse, cioè hanno di percorso schemi, anche nel fare questa programmazione commerciale, schemi un po' vecchi, forse è il momento di fare un salto di qualità da questo punto di vista. Quindi da una parte dicevo l'accento viene posto troppo sul commercio, da quell'altra un altro fenomeno che è molto diffuso in questo momento è creare solo condizioni semplificate e burocraticamente più semplici per l'apertura, per l'insegnamento di queste attività produttive, però senza occuparsi in generale del tessuto produttivo. Qui io da tecnico mi rivolgo soprattutto ai tecnici, ad esempio il suo appena nato, lo sportello dell'attività produttiva era nato come prima vocazione. Non doveva occuparsi soltanto di coordinare i procedimenti tecnici, ma era inserito in un discorso di marketing territoriale o comunque di promozione economica in generale. Questo cosa aspetta nell'ultimo decreto del SUA è praticamente scomparso. Quindi si sta mettendo moltissimo l'accento, e io ne sono uno degli artefici che li ha aperto da anni, moltissimo l'accento sulle semplificazioni delle procedure amministrative e stiamo andando sicuramente molto avanti, però di fatto si sta perdendo questo coordinamento con il territorio. Ad esempio noi per primi, io faccio parte del Comune di Firenze, il settore della promozione economica è a parte rispetto al suo acqua,
tempo eravamo almeno nella stessa direzione, ora sono andati completamente sotto altre logiche. Come pure l'urbanistica, noi cerchiamo di coordinarci continuamente con l'urbanistica, io sono stata anche all'edilizia un periodo, quindi ho più facilità in questo, però ecco, quello che probabilmente non solo culturalmente, ma questo forse occorre anche che le leggi invogliano ancora di più a tenere conto, a far tenere conto anche un po' forzatamente dai comuni che una programmazione del territorio non si fa senza l'urbanistica e senza avere presente tutto lo sviluppo di quel territorio. Le leggi stanno andando in questo senso, però secondo me ancora non si è recepito più tanto questo. Se no il rischio è di parcellizzare gli interventi senza vedere un effetto generale. Anche io volevo dire la questione del commercio elettronico, che in realtà un po' dimentichiamo, la nostra ricerca che si sta diffondendo sempre di più, e qui però mi rivolgo anche un po' a livello nazionale, che noi ci troviamo a non conoscere in realtà il fenomeno del commercio elettronico, è sfuggente credo a tutti, cioè non abbiamo dei dati per conoscere neanche la portata. Il commercio elettronico non è solo nazionale ma anche internazionale, quindi io l'ho richiesto varie volte anche insomma, parlando anche con la regione toscana, probabilmente non dico, insomma, perché il commercio elettronico non avviene soltanto dai commercianti, dagli appartenenti al settore del commercio, teniamo conto di questo, avviene anche da parte dei servizi, noi abbiamo dei casi in cui il somministratore vuole fare il commercio elettronico o vari tipi di servizi, anche gli artigiani ci pongono il problema del commercio elettronico, quindi ecco, questo è un dato per conoscere meglio la realtà anche del commercio, della realtà produttiva in generale. Secondo me dovremmo avere l'opportunità di monitorare, non dico necessariamente tramite i comuni ma anche tramite le camere di commercio, perché sennò ci sfugge una fetta consistente del fenomeno, ripeto, io lo vedo nel mio lavoro tutti i giorni, non solo del commercio in quanto tale ma anche le attività di servizio, la somministrazione si sta rivolgendo al commercio elettronico, gli artigiani, i produttori. Una cosa, ecco, questo probabilmente è una mia sensibilità personale, quindi la consegno in quanto tale, non ho la presunzione che sia valida in assoluto, ma una cosa che colpisce moltissimo è che tutti i grandi centri storici delle città stanno diventando tutti uguali, le catene sono sempre le stesse. Andare a studiare, sono stata da poco a Stoccolma o a Berlino o ahimè anche nella mia Firenze, sta diventando, cioè le grandi catene o le grandi firme, le grandi marche, oppure invece insomma produzione medio bassa, parlo ad esempio del settore H&M, Zara, Calzedonia, insomma sono tutti uguali. Allora questa secondo me è una perdita enorme, enorme proprio perché, lo sto cercando di dire, il commercio non è fine a se stesso, il commercio fa parte di un sistema e il commercio si perde così, il commercio turistico, cioè io a cui piace molto viaggiare, vado, quando vado nei posti cerco di riportare, di comprare, di portare indietro una cosa che mi sa, che mi ricorda di quel posto. Se trovo le stesse catene ovunque, ovvio che non compro, e ovviamente io penso che questo sia ovvio anche per il turista che viene qua. Firenze tipicamente aveva anche dei negozi di commercio o della somministrazione molto particolari, molto rinomati, molto conosciuti. Alcuni si sono persi a vantaggio di queste grandi catene tutte uguali. È difficile pensare a fare qualcosa, però vorrei un po' il ragionamento a livello nazionale anche su questo. Da quell'altra parte abbiamo, io naturalmente appunto la vivo un po' come comuni, vivo, naturalmente chiediamo che il sindaco, ma diciamo anche in generale l'area vasta sia posta in condizioni di dominare alcuni fenomeni, perché rivendichiamo proprio questa valenza storico-culturale anche del commercio e delle attività produttive. Però da quell'altra parte ci sono dei casi in cui sono stati dei casi in cui, e penso che ognuno di noi possa anche fare degli esempi, visto che la ricerca metteva in evidenza come le aperture in realtà sono gradite. Ed è ovvio che sia così quando c'è un evento, magari organizzato dal comune o comunque dalla pubblica amministrazione.
È accaduto qualche volta, e quindi ci piacerebbe riuscire ad avere anche uno strumento in questo senso, che faccio un esempio molto personale naturalmente, il G8 di qualche anno fa a Firenze, ci fu una polemica terribile perché i negozi erano chiusi durante il G8. Si potrebbero fare altri esempi, questo per dire che il problema forse non è solo le aperture, ma sono anche le chiusure qualche volta, cioè se non si torna a come vi ho detto, se non si riesce a percepire questo come un sistema generale, cioè capire che il commercio fa parte, insieme alle altre attività produttive, di un territorio, della tipicità e della valorizzazione del territorio. Andiamo ancora un po' più sul tecnico, c'era la proposta, ora qui non se ne è parlato tanto, insomma, della modifica dell'articolo 50, ovviamente come comuni siamo molto favorevoli alla possibilità di ridurre, perché poi il comune vive sulla propria pelle anche le difficoltà, ad esempio tipica della mobile, della somministrazione che tende a installarsi nelle stesse vie, quindi questo porta a problemi di disturbo ai residenti, alla rete pubblica, problemi di traffico, quindi noi questi li viviamo sicuramente sulla nostra pelle e quindi siamo assolutamente favorevoli a questa modifica, a reintroduzione diciamo dell'articolo 50, magari con alcune alcuni correttivi che io proporrò, ma insomma in tecnica. Per quanto riguarda più in generale le giornate di chiusura obbligatoria, il discorso qua non può essere che, come è stato detto già decine di volte, ogni territorio ha le sue regole, quindi ovviamente come singolo comune dobbiamo rivendicare la possibilità, se non come singolo comune, almeno come area vasta e per le città storiche, per i centri storici, per le città comunque turistiche, di poter avere una regolamentazione in base alle esigenze del territorio. Sulle tipologie di, non so, a mio avviso, insomma, farei un qualcosa, cercherei di metterne 6 obbligatorie e poi magari imporre altre 6, ma sulla base delle particolarità del territorio.